E allora, oggi che è giovedì, dobbiamo continuare il nostro percorso dedicato al coro di San Salvo realizzato dall'amico Lorenzo Valeriani. Thank you.
Eccoci qui tornati a San Salvo, siamo sul palco dell'auditorium Aldo Moro, proprio della città in provincia di Chieti, ed ho il piacere di avere a fianco a me Loredana Miscia, che è il direttore di questo splendido coro Professoressa. Un'emozione unica, perché con la chiacchierata, le chiacchierate che mi sono fatto in questi giorni, ho scoperto che qui non si canta e basta, ma c'è una missione alle spalle e c'è un obiettivo da raggiungere. Allora, niente, il nostro coro, come ho già detto prima, è il coro del centro di diurno anziani gestito dal comune. Abbiamo una sede provvisoria, però comunque là si fanno molte attività. Si fa ballo, si fa teatro, e il comune mi ha incaricato di far passare un po' di tempo a questi signori. Ecco, ci diamo del tu, sì, innanzitutto. Sì, sì. La tua risposta, ci hai pensato un po' quando è arrivata questa proposta? Oppure hai detto ci sto, voglio accettare la sfida? Allora, ho detto subito ci sto, perché io, essendo insegnante di scuola media e avendo a che fare con i bambini, per me le persone di una certa età sono quasi come bambini con cui stare insieme. Cioè, io già amo, l'armatura, no? Io amo i bambini e le persone di una certa età, perché loro hanno più bisogno di noi, certo, piuttosto che i giovani. Avremmo, ecco, ho sentito l'intervista della Presidente, avremmo bisogno di qualche voce più giovane, però non ci lamentiamo. A proposito di scuola, ecco, qui ti voglio, perché è stato un argomento che abbiamo trattato in questi mesi, in questo percorso che è partito a ottobre e finirà attorno alla primavera, diciamo così. Il ruolo della scuola per intercettare figure più giovani da poi inserire nel coro, quale potrebbe essere? Portare il coro tradizionale all'interno degli istituti? Magari. Allora, prima di tutto io sono in pensione da 2 anni, dopo quasi 46 anni di servizio, quindi... Però qualche conoscenza con le dirigenti scolastiche ce l'ha, quindi dovremmo infilare... No? Ultimamente non ancora, però quando insegnavo io avevo il coro nella scuola, e molte volte hanno cantato questi ragazzi insieme a loro. Ho cercato di trascinarli, però poi c'è il problema che i ragazzi vanno poi alle scuole superiori, perché stavo alla media, e poi all'università, e quindi per questo dicevo, loro potevano fare le prove in qualsiasi momento, perché loro non hanno problemi di lavoro. Ok, sarebbe molto bello riuscire a avere dei giovani, però non lo so. Però i musicisti li avete giovani, sia al basso che alla fisarmonica, devo dire complimenti, perché li avete inseriti nel modo più corretto possibile. Ti chiedo tecnicamente, tanto ora il coro non ci ascolterà, diciamo così, quanto è complicato insegnare ad una persona di una certa età l'atteggiamento da avere per imparare a cantare? Allora, essere molto disponibili, fare più da psicologa, da assistente sociale. Sono persone che si emozionano molto rispetto ai ragazzi, perché con i ragazzini è più facile, con loro alla fine ti dispiace, perché sono persone che hanno bisogno di stare insieme agli altri, di uscire, e quindi a volte sinceramente mi dispiace. Però c'è stato un attimo in questa settimana, lo ricordo bene, un momento particolare dove tu giustamente bastone e carota, in questo caso più bastone, perché c'era qualche distrazione di troppo all'interno del gruppo, e tu, come una brava maestra, li hai ripresi, okay, stile scuola, diciamo così. Però c'è bisogno anche di questo. Sì, purtroppo bisogna anche a volte riprenderli, perché abbiamo un corista in particolare che è molto spiritoso, anche mentre facciamo le prove fa le battute, dico guarda che non stiamo giocando, però purtroppo per loro è uno spasso. Ma quello è anche il collante per venire a provare, sì, sì, perché poi quando si va ad un concorso, ad una rassegna, e soprattutto quando si va di fronte a queste meravigliose telecamere di Rete 8, la concentrazione è quasi automatica. Nelle prove invece forse
c'è più distrazione, si rilassano un po' di più. Sì, si rilassano molto perché, ripeto, loro vengono per stare insieme, poi andiamo pure a cena insieme. Questo lo volevo chiedere, mi hanno detto di amori nati, di amori che crescono, di storie particolari, sì. Insomma. Quindi è un bell'ambiente, lo possiamo dire, lo scopo sociale lo fa da padrone. Cosa devo dire? Sì, un aiuto grandissimo, ma proprio non finirò mai di ringraziare Diana, perché Diana, oltre a essere una carissima amica, quasi figlia, perché sì, all'età di mio figlio. Parliamo della fisarmonicista di questo splendido gruppo che noi ritroveremo tra qualche settimana, poi insomma ci lasciamo un po' di suspense, no? Un po' di curiosità la lasciamo ai nostri amici telespettatori, perché poi la maestra di fisarmonica, perché è davvero un'artista Diana meravigliosa, la ritroveremo in un altro appuntamento, sì, che andremo a svilupparci, insomma. Eccezionale. E poi lei è un'orchestra, non è una fisarmonicista, lei ti fa l'orchestra. E poi c'è quel ragazzo è un mostro, ha l'orecchio perfetto, lui ha 18 anni e lui mi segue da quando aveva 8 anni, perché io gli facevo delle lezioni a scuola. E mi hai detto, prima di iniziare questo il nostro percorso a San Salvo, polistrumentista, sì, in assoluto. Lui è violoncellista soprattutto, studia proprio violoncello, andrà in conservatorio a settembre prossimo. Ma lui suona tutto e poi c'ha un orecchio perfetto, proprio bravo, bravo, bravo. È la dote principale, credo, no? per iniziare questo mestiere, perché per lui sarà un mestiere vero e proprio. Poi lui suona pure con varie orchestre sinfoniche, è molto molto bravo, però mi segue. Sarà che l'ho cresciuto, la mamma dice io sono una sua seconda mamma. Si fida mamma. Di te. Sì, sì. Dove vai tu viene lui. Sì, ascoltami, sì. Il prossimo step si può crescere? E quanto si può crescere a livello qualitativo? Si può crescere se vengono un po' di maschietti. Ah, mancano i maschietti? Sì, hai visto quante femmine abbiamo? Sì, ho visto. No, stavo dicendo, se c'è qualche single, almeno invitiamo più maschi possibili. Ma insomma, è una battuta che facciamo. Dovremmo perché avere compensare almeno un altro tenore, un numero un paritetico. I maschi sono. E non si trova qui a San Salvo?
mi sa che ultimamente loro dicevano che qualcuno si voleva unire, però naturalmente per questa occasione non è stata possibile. Le prossime occasioni, perché abbiamo tanti concerti. Ma poi noi l'anno prossimo torneremo, forse quest'estate, c'è un progetto che abbiamo per ora impastato, diciamo così, e che poi forse metteremo al forno, no? E quindi magari, ma loro saranno contenti. C'è un grande contenti. Progetto. Allora io la chiamo sempre la spedizione dei mille, ma non dico poi niente di più, perché potrebbe esserci, grazie a Rete 8, al Di Pomeriggio, e soprattutto fammelo ringraziare Paolo Bernabei, sì, che ci si è messo dietro alle calcagne proprio per insomma stimolarci e per venire a conoscere questo meraviglioso movimento che è quello dei cori abruzzesi. Sì. Abbiamo detto, e poi ti lascio, Loredana, coro tradizionale, canti natalizi, e poi mi hanno detto che ci sta pure lo Sant'Antonio. Allora noi facciamo, se ti devo elencare non finiamo più l'intervista. Ti lascio un minuto e 15 secondi. Allora, canti folcloristici. Numero sparato così. Canti della passione. Ah. Il 26 di marzo andiamo a cantare alla chiesa di San Giustino a Chieti, una rassegna di canti della passione. Poi ci sta, vabbè, Sant'Antonio, recitato e cantato, e poi i canti della messa, e poi il Venerdì Santo facciamo il Miserere con la banda. Palinsesto corale meraviglioso. Nonostante fantastico. Siano anziani. Ma però li ho visti belli pimpanti, sì, devo dire. Poi ovviamente di fronte alle telecamere e a fianco al microfono un po' si imbarazzano, certo, però poi a briglie sciolte, certo, vanno davvero poi per quanto di plan. Riguarda l'estero, non so se quest'anno andiamo all'estero. Beh, se andate all'estero fateci sapere, 3 biglietti in più, perché io ci sarò sicuramente e porterò i miei cameraman, Mario Giacchetta, magari. Mario Giacchetta e Nico Centurame, o Maurizio Miglione all'occorrenza, magari, poi magari. Un po' dipende dai turni lavorativi. Allora, grazie a Loredana Miscia, grazie a te, per la sua ospitalità, per questo meraviglioso spettacolo. Noi rimaniamo qui sul palco perché tra poco ci faremo una chiacchiera con chi vorrebbe, e poi scopriremo solo vivendo se riuscirà a centrare l'obiettivo, rubare il lavoro a Mario Giacchetta, a Maurizio Miglione e a Nico Centurame. Non cambiate canale.